E ben arrivati. Ora, io sono Silvia, sono una libraia di questo store Mondadori, e da parte di Elena, Marco e Chiara, che sono i titolari del Mondadori Bookstore di Carpi, vi do il benvenuto e sono davvero molto contenta di vedervi in tantissimi. Io so che qua ci sono tantissimi cuori proprio che palpitano per la nostra ospite di questa sera. Vi dico solo questo: prima qualcuna di voi ha aperto Roma al bar, ho detto io mamma mia ma che belle amiche che hai, lei mi ha detto non hai ancora visto niente, le mie amiche sono tutte belle, ok? Quindi questa è la presentazione più bella, quindi grazie, perché questi incontri li facciamo per voi. E questo è il secondo appuntamento della nostra rassegna, che è mercoledì in libreria, che noi tutti gli anni cerchiamo di dedicare agli autori locali. Gli autori locali, gli autori che stanno nascendo, che stanno cercando di intraprendere questa avventura, questo lavoro, non sempre hanno dalla loro parte un forte editore, degli sponsor, e i librai giocano davvero un ruolo molto importante. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare questo, e questa sera è con noi, così, per presentarci la sua opera bellissima che noi tanto abbiamo amato, che è Aceto Zuccherato, e abbiamo con noi Greta Ascaria, a cui facciamo un bellissimo. Ora, questa sera presentiamo un romanzo. Greta ha fatto una cosa molto bella la settimana scorsa. Tanto, ciao, tutto ciao. Bene? Ah, è stupenda, con questo colore bellissimo. Sì, si respira. Abbiamo portato a bere, che così abbiamo un po' carburato. Visto un po' i nervi, vero? Allora, la settimana scorsa Greta è venuta in libreria. Era mercoledì, noi presentavamo un altro libro, un libro che non è un romanzo, si chiama Sei Bella, è un manuale di fitness e motivazione, insomma, un bellissimo libro di autori locali, carpigiani, che mi hanno presentato. Vederla arrivare per me è stata una grande soddisfazione, perché significa aver capito qual è lo spirito di questo, cioè di scrivere storie, di narrare storie, cioè entrare in contatto con gli altri che raccontano, ricevere e donare storie, e capire che queste rassegne hanno una grande importanza. Quindi grazie da parte nostra, perché davvero ne hai capito lo spirito. Quindi io sono una chiacchierona, no? Però quindi io cerco di limitarmi, e voglio chiedere a Greta, che adesso dice già oddio, voi non avete sentito là in fondo, ma ha appena detto oddio, e voi avete anche detto tutti nel sotto le risposte, no, perché queste chiacchierate, come ho detto anche l'altra volta, sono un momento di dialogo, no, sono proprio uno scambio, perché la magia è quella magia che fanno sempre i libri, no? Dare l'opportunità alle parole di discorrere, no? Da una parte all'altra. È per questo che vi dico, non c'è il momento, io non faccio mai il momento, adesso ci sono le domande del pubblico, no, voi fate le domande quando volete intervenire, lo fate, e poi dopo lo dirò, ci sono delle domande, lo dirò, però insomma è proprio uno scambio, così aiutiamo anche Greta a rilassarsi. Sì. Quindi la prima domanda è: cosa significa per te essere qua? So che tu hai già fatto una piccola presentazione con una cerchia più ristretta di amici, qualcosa proprio a casa tua, a Fabbrico, vero? L'hai fatta? Sì, vicino, sì. Ok. E però questa sera possiamo chiamarla la prima presentazione istituzionale, ok? Che brutta parola, istituzionale. Quella è un po' bella, no, vero? La verità. E come stai, come ti senti? Perché è la prima cosa di cuore che mi sento di chiederti. Cosa significa stare qua? Allora, diciamo che è la prima volta che parlo ad alta voce del libro, quindi è anche difficile, perché ci sono tante persone, non mi aspettavo così tante. Quindi tanta felicità, perché da una parte sono tutti qua per me, e per il libro ovviamente, e soprattutto perché molte di queste persone hanno reso possibile la mia presenza qui stasera, perché sono i miei sostenitori dall'inizio, perché i miei genitori, i miei amici o le persone che mi vogliono bene. Quindi tanta felicità, dall'altra parte tanta agitazione, quasi terrore, cioè ho paura di avere un colpo di cuore tipo adesso, però non ce la posso fare. Quindi a parte questo, devo dire che io mi sento solo tanto fortunata ad essere su questa sede davanti a tutte queste persone. Grazie, grazie, veramente una cosa molto bella. Sapete, io quando ho conosciuto Greta, ve la voglio raccontare, questa cosa non c'è nella nostra scaletta. Ah, ecco, quindi bene. Io vi voglio raccontare questa cosa, perché lei ha veramente un carattere pazzesco. Adesso, noi non ci conosciamo, ci siamo viste un paio di volte, allora qualcuno forse me lo può confermare. Lei è venuta qui diverse volte, ci ha scritto tante volte, e ha avuto la forza dell'attesa, quella che spesso gli autori non hanno. Cioè, noi abbiamo ricevuto la sua proposta,
no, di incontro, no, di leggere il suo libro, io poi personalmente, perché mi occupo di queste cose, e tra virgolette, o forse senza virgolette, per diverse volte l'abbiamo proprio rimbalzata, come si suol dire, perché certi eventi devono avere sempre, secondo noi, il tempo giusto e lo spazio giusto. E quando quel tempo lì e quello spazio lì non ci sono, non funzionano, ok? Quindi dobbiamo sempre chiedere agli autori, soprattutto agli autori locali, l'attesa, e molti non ce l'hanno. E invece Greta ha avuto la forza di attendere. Quando le abbiamo detto, Greta, siamo arrivati al momento giusto, lei c'è stata con grandissimo entusiasmo. Quindi questa cosa devo dire che proprio fa parte di quella caparbietà che è necessaria, credo, in questo lavoro. Io so che c'è qualche scrittore in sala, sicuramente uno in sala, e credo che la pazienza e l'attesa facciano parte anche di questo lavoro, soprattutto nel momento della promozione. E poi se hai qualcuno dall'altra parte che ci crede, come in questo caso noi, ma non parlo solo di noi Mondadori Bookstore, ciò che dicevo prima Greta è credi anche nei librai, che i librai sono dalla tua parte, dalla parte di spesso, dalla parte degli autori. Ora noi questa sera parliamo di un romanzo a tutti in effetti, un romanzo, ok? Così l'abbiamo presentato, questa sera c'è Greta Scari, presenta un romanzo. Ma credo di trovarmi un po' in una di quelle situazioni in cui non credo che sia di vitale importanza narrare la trama. Molto spesso mi trovo, non so, presentiamo a volte libri gialli, oppure thriller, altre volte, insomma, romanzi d'amore, tantissimi, romanzi rosa, alle volte ci troviamo a presentare, che si racconta proprio ciò che succede. In questo caso, secondo me, non è tanto la storia che dobbiamo raccontare. Sì, molti di voi sono sicura che l'hanno già letta. Forse non era neanche finito che l'avevano già letto, no? Alcuni di voi. Questa è la storia di questa ragazza che si chiama Greta, che incontra in una situazione anche abbastanza ironica, comica, no? Di un certo commerciale, era un cammino, un ragazzo che in un certo senso la fa sobbalzare, poi tramite MSN, perché siamo qualche anno fa, sì, no? Certo. Quando ormai di MSN nessuno ne parla più, sarebbe, potremmo parlare, esatto, bravissima, qualche altro social media, e poi si rincontrano in questa storia, apparentemente sembra essere una storia che può funzionare, ma è tante altre cose, e non una storia che normale che può funzionare, è tante altre cose. Allora, non è questione di no spoiler, adesso abbiamo tutti il lavoro dello spoiler, che tempo fa si chiamava, diceva non mi anticipare niente, adesso bisogna dire spoiler, altrimenti non sei moderno, allora diciamo spoiler, non è questione di spoiler, è questione di aver capito che cosa abbiamo davanti. Allora, la mia domanda è questa, Greta, io penso di non poter parlare del tuo romanzo come un romanzo d'amore, perché io presento tanti rosa, tanti romanzi, romance, quelli che adesso chiamiamo romance. Secondo me è un romanzo che è tante cose, ma che parla dell'amore. Cioè dell'amore parla davvero. Che sia un amore immaturo, chissà. È un amore tribolato, chi lo sa, poi lo vedremo anche dopo. Sì, è un amore tribolato, chi lo sa. Però è veramente l'amore. Allora ciò che ti chiedo è, secondo te, che cos'è il tuo libro? E che cosa vuol dire per te parlare d'amore? In più aggiungo anche questa cosa. Perché? Io non so se tu lo sai, ma si leggono tanti romanzi d'amore adesso. È tornata tantissimo, no, alla domanda del romanzo d'amore. Perché vogliamo leggere dell'amore nei romanzi? Ma non solo l'amore fiabesco, l'amore che va a finire bene, l'amore che è quello del principe azzurro o con la calzamaglia o con i leggings, no, come dicevamo prima. Ma perché vogliamo tutti, uomini e donne, leggere dell'amore? Allora, io parlo del mio caso. Certo. Allora, Cesto Zuccherato è nato tra i cuscini del mio divano. Nel senso che quella sera io avevo così tanti pensieri nella mia mente che avevo bisogno di trovare un posto in cui riunirli e ridare un ordine interiore a me stessa. Quindi ogni volta che scrivevo un capitolo, arrivavo alla fine e sorridevo. E quindi dicevo, allora devo continuare perché è una cosa che va bene. E in più, diciamo che ho seguito quello che mi faceva star bene. Quindi quando io ho capito questa cosa ho pensato, se ha questo effetto su di me, magari potrebbe avere proprio questa magia anche sui lettori. E quindi ho pensato, se è una storia bella, perché non raccontarla? E in quel momento io ho capito che era la cosa giusta, da lì ho provato a pubblicarlo e siamo arrivati ad oggi. Quindi penso che ci sia bisogno di storie belle, perché abbiamo passato degli anni difficili, strani, perché tra l'altro nessuno li aveva mai passati prima, quindi ti trovi un po' in difficoltà e hai bisogno di qualcosa di bello.
E io quando l'ho finito ho pensato, secondo me è proprio qualcosa di bello da regalare a qualcuno. No, sono tutto d'accordo. È una cosa molto bella. Sì, non possiamo applaudire, quando... No, ma non è mica vero. In realtà quando poi le persone che sono qua per, le persone sono qua per noi, noi diciamo qualcosa di bello per loro, è ovvio, no? Che anche loro si emozionano. Quindi è una cosa sicuramente reciproca. Io non so in quanti di voi l'abbiano letto questo romanzo, secondo me in molti, perché ci sono tanti amici e quindi sicuramente molti hanno fatto questo percorso con te appena uscito. E quello che ho apprezzato da lettrice, perché io poi sono qua, è vero, io sono libraia, Elena è la nostra titolare, una bravissima libraia, e però in realtà noi alla fine siamo come voi, noi siamo delle lettrici, cioè noi siamo qua perché amiamo le storie. E ciò che a me ha colpito molto leggendo questo romanzo è l'onestà. Cioè l'onestà di questa storia. Cioè l'onestà di questa storia tu la percepisci quando, mentre la leggi, tu ti rendi conto che se anche sei molto più vecchia di chi l'ha scritto e della protagonista di questa storia, parlo per me ovviamente, qua ci sono tantissimi giovani e giovanissimi, provo questa cosa, cavolo, avrei potuto dirlo anch'io. Cioè questa cosa l'avrei dovuta dire io in quel momento là, ok? Perché ti ricorda qualcosa, perché ti sta dicendo qualcosa. E questa cosa succede quando chi l'ha scritto è stato onesto. È stato onesto nei confronti della realtà, cioè della realtà delle cose. Poi è ovvio che senti che c'è qualcosa che forse appartiene a chi l'ha scritto. Perché è reale, perché tu tocchi questi sentimenti. Allora sai, Greta, a volte chi presenta gli autori fa sempre questa domanda. Ma è un romanzo autobiografico, ma la protagonista sei tu, no? Allora, Ale, una di quelle domande che mi irritano molto, perché io vorrei trovare un autore a cui fare questa domanda e mi risponda, ma fatti i fatti tuoi, ma te che te frega se non è mai successo? Che in realtà la risposta dovrebbe essere, ma a te lettore cosa ti cambia? Cioè a te, se a me è successo, è successo a mia madre, a mia sorella, a mio padre, ma a te cosa ti cambia? Non ti cambia niente, ciò che importa è... Che cosa c'è nel tuo cuore di lettore in quella cosa lì che hai letto? E allora prende forma anche l'autore, ci innamoriamo dell'autrice, dell'autore, vorremmo, come diceva un grande autore, avere sempre di fianco a noi, no? Come compagno di banco, compagno in casa. Allora la mia domanda era proprio questo, quale restituzione hai avuto dai tuoi lettori? Perché sono già tanti, erano tanti in preordine, no? Con Book a Book, e poi sono stati tanti anche dopo. Qual è stata la restituzione delle menti e dei cuori che hanno già letto Aceto Zuccherato? Allora, volevo partire da due esempi. Allora, il primo è Valeria, che è una ragazza di 60 anni circa, che quando ha cominciato a leggere il libro mi ha detto che l'ha letto un po' così, perché si trovava sul divano, non sapeva cosa fare, l'aveva comprato, quindi comincia a leggere e pensa che fosse la storia un po' noiosa di un amore di una scrittrice locale, e quando ha iniziato a leggerlo lei mi ha detto che è stata risucchiata in questo vortice di freschezza, che era così tanto coinvolta che non riuscivo ad alzarmi per andare a cena perché volevo vedere la fine del libro. Quindi cioè, quando ho sentito questa cosa ho pensato, almeno ho trasmesso il fatto che fosse come me, cioè un vortice incredibile che non sai bene dove stai andando ma ti fai prendere. E poi subito dopo c'è stata invece un'altra ragazza completamente diversa, una ragazza di 17 anni che si chiama Alice, che le ha detto, guarda Greta, io ti ho voluto scrivere perché io di solito tutte le volte che leggo un libro voglio sottolineare le parti che mi impressionano o comunque che mi lasciano qualcosa, fa, nel tuo caso però avrei dovuto sottolineare tutto, non avrei più capito niente, quindi cioè quello che penso è che quando mi scrivono quello che provano, quando hanno letto il mio libro, sento che tutto l'amore che io ho messo in quelle parole scelte, perché comunque gli scrittori lo sanno, cioè quando tu lo scrivi e le coccoli anche un po', perché poi le devi mettere a posto, le devi rimettere tutte in sesto in modo che abbiano un senso per gli altri, perché per te hanno senso ma devono avere senso anche per me, per chi tu scrivi, no? E quindi quando tu le scrivi, il fatto che poi uno ti dica che ha sentito queste cose, o comunque anche solo un ricordo che gli ha risvegliato, secondo me si capisce che l'amore si sente, tutto quello che io ci ho messo in quelle pagine, ad ogni età, e non importa quello che tu hai avuto prima come storia o altro, ma comunque anche solo un ricordo che ti ha sbloccato, secondo me, quello è più importante. Poi dicono che l'amore passi dagli occhi, e io ci credo. E mi piace pensare che tutto l'amore che io ho messo in quelle pagine passi dagli occhi dei miei lettori.
perché è l'unica cosa che a me importa al momento. Con quegli occhi che hai tu, grazie un po'. Adesso sono un po' agitati. No, ma se ti stai un po' rilassando, sì, un po', no, sì. Mi piacerebbe che qualcuno che l'ha letto, cioè se qualcuno l'ha letto e vuole confermare che questo che sta dicendo Greta è vero, noi lo ascoltiamo, vi potete fare anche solo di sì con la testa, se siete timidi, no? Perché sicuramente lo siete, perché è sempre così durante le presentazioni. Però come vedete noi siamo chiacchieroni, cioè io sono una chiacchierona, quindi no, con me non abbiate paura di dire quello che pensate. E, tu hai parlato di parole. Dunque, io ne dico tante e tu ne scrivi davvero tante. Cioè i tuoi capitoli sono densi di parole. Secondo me, quando noi leggiamo Aceto Zuccherato, sentiamo la voce dell'autrice che come una mitraglia spara tutte queste parole, no? È un po' questa la sensazione. Forse è anche per questo che io, Silvia, lettrice, mi sono tanto ritrovata nel tuo modo di buttare i tuoi pensieri sulla pagina. Buttare, ma in senso bello, non nel senso proprio di scrivere i tuoi pensieri. E si parla di parole dette, pensate, ma si parla anche di parole scritte, si parla di biglietti lasciati su una macchina, trovati o forse mai trovati, si parla di messaggi, no? Di messaggi scambiati, si parla di lettere che Greta scrive, magari mai spedisce, mai consegna, si parla di testi scritti, di sfoghi, no? Che mettiamo sulla pagina semplicemente per stare bene noi. Quindi si parla tanto di parole. Cioè la parola è veramente un elemento importante, forte, no? In questo romanzo. Quindi ti chiedo, raccontaci un po' che rapporto hai tu con la parola scritta, ma anche con il parlare, la parola orale, perché in realtà tutti abbiamo un rapporto diverso, no? Con le parole. E c'è chi non riesce a esprimersi, c'è chi invece ha bisogno di parlare, c'è chi noi capiamo, abbiamo degli amici che capiamo da uno sguardo, che non ha bisogno di dirci niente. E poi c'è la parola scritta, che a me piace sempre dire che è la più importante, la prima autoterapia, no? Per le persone. La parola scritta, la scrittura è una cosa di cui possiamo disporre tutti. Quindi cioè, è un'arma che abbiamo in mano tutti, bella, brutta, media, scarsa, non dobbiamo mica essere tutti scrittori per aiutarci con la parola scritta, no? Stare bene. Quindi che rapporto ha Greta? Che lavora nella moda, ok? Greta scrittrice e Greta insieme, no? Tutte queste cose. Che rapporto avevi prima di scrivere il romanzo e che cos'è adesso per te? Allora, diciamo che penso che ognuno abbia i propri metodi per salvarsi, un po' dalle paure, dalle cose che non vanno, anche da chi o cosa ti allontana da te stesso. Nel mio caso scrivere è stato il mio antidoto per ritrovare la vera Greta, cioè ero sempre lì, in realtà ero nascosta sotto il tunnel, però c'ero. È una donna nascosta sotto il tunnel, vi prego scrivetemelo, è bellissimo. Facevo fatica a ritrovarmi, quindi la scrittura mi ha dato modo di capire cosa stavo provando e dove mi trovavo in quel momento, perché avevo perso un po' i miei punti di riferimento. E poi siccome il bello di scrivere è che hai tempo, nel senso che tu hai tempo di correggere, rileggere, riguardare, cambiare il tuo percorso, quindi quando anche magari tu hai fatto una svolta che non vorresti fare e ti trovi lì, puoi ricambiarla. Tu hai tutto il tempo e il coraggio di dire quello che vuoi e che senti senza impedimenti. E quindi io avevo bisogno di un luogo in cui dire tutto quello che pensavo, perché naturalmente non potevo dirlo a chi volevo e anche a me stessa, perché ero così confusa che non trovavo un punto di incontro. E quindi secondo me, dato che scrivere ti dà anche modo, tipo anche adesso, magari se ho una giornata bella, anche se ho una giornata brutta, o qualcosa mi colpisce, arrivo a casa e comincio a scrivere. Nel mio caso scrivo nelle note del cellulare perché non sono mica normale, quindi ognuno ha i suoi metodi. Io prima scrivo lì e poi dopo lo sposto. Perché dici così? Beh, perché è un po' strana come cosa. Comunque ho tantissime note, mi sono anche servite per il libro, perché poi quando l'ho riscritto l'ho ritrovata. E quindi e mi viene da scrivere, è come se lasciassi tutti i miei pensieri lì. Quando ne hai così tanti, li appoggi, li metti lì e poi quando alla fine li ho appoggiati, diciamo che trovo quella leggerezza. Cioè, ho tolto un peso interiore che io sentivo. Quindi secondo me questo è il mio antidoto, poi ognuno ha il suo. E io continuo a farlo, quindi per me funziona. Lo facevi anche prima allora? Sì. L'hai sempre fatto? Sempre fatto, sì.
Quindi è una cosa che consigliamo. Io lo consiglio. Poi dipende, magari c'è qualcuno che lo trova strano scrivere, quindi preferisce farlo in un altro modo. Però per me scrivere, soprattutto perché quando parlo mi impappino, poi magari mi incasino, cambio. Ma dici tu? Sì, no, nel senso che io mentre dico una cosa voglio dire altre sette, quindi magari prendo una parola da ogni discorso e quindi non si capisce quello che voglio dire. Quindi nel mio caso scrivere riesco a fare ordine nella mia mente, che è un po'... E quindi per me è un antidoto molto valido, poi magari ognuno ha il suo, invece chi si fa fare una corsa. Per me scrivere mette ordine nella mia vita. Sì, sono molto d'accordo. Poi ovviamente se qualcuno vuole fare un intervento lo prendiamo con immensa gioia. Io penso che questo sia un pensiero molto bello, molto importante. Anche perché io credo anche che quando le mettiamo sulla carta o sulle note di un cellulare o da qualsiasi altra parte, un nostro pensiero, quel pensiero diventa storia, no? Quindi rimane lì. È molto bello, rimane. E anche se magari tu non lo rileggerai più oppure lo rileggerai dopo tanti anni, quella lì è la tua storia. Alle volte le cose che diciamo sfuggono, che pensiamo sfuggono, le cose che scriviamo sono, rimangono. Lo diciamo spesso anche quando andiamo nelle scuole, no? Ai ragazzi. E quindi questo è, penso che sia molto importante, hai dato un messaggio molto bello. Senti Greta, ti faccio qualche domanda fuori programma così ti metto un po' di certo. Okay? Ora che mi hai rilassata ci sta per tenere il mio attimo. Esatto, ma tu che rapporto hai con i libri degli altri? Allora, con i libri degli altri. Storie, che lettrice sei? Allora, diciamo che sono una lettrice molto veloce, nel senso che se mi piace quello che trovo non riesco a fare nient'altro fino a quando non ho finito il libro. Quindi di solito li bevo. Un po' come l'effetto della pizza, cioè se la vedo non riesco a finirla. Quindi in generale se mi piacciono li leggo tutti di un fiato. Grande! Piacciono, allora, un tempo mi sforzavo, devo dire la verità, perché se iniziavo dovevo finire, ultimamente se non mi convince a metà, mi sono data questa regola perché ho delle regole mentali, quindi se a metà ancora non mi ha convinto e non mi viene voglia di continuarlo, lo lascio lì. Però in generale la maggior parte di quelle che leggo li leggo fino alla fine. Quindi tu pensi che un libro si possa lasciare lì? Secondo me sì, perché delle volte magari lo incontri nel momento sbagliato. Cioè a me è capitato anche di lasciarlo lì e poi rileggerlo nel momento giusto e quindi mi ha dato quel qualcosa che non mi aveva convinto la prima volta. Delle volte bisogna lasciare andare qualcosa. Sono d'accordissimo. Quindi sai che la scrittrice di Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren, diceva che se dopo 10, massimo 20 pagine il libro non ti aveva ancora detto niente di importante per te, tu devi prendere e lanciare. Allora un giorno, quando dico ai ragazzi a scuola i libri, però bisogna che li giudichiamo alla fine, perché stai in seconda superiore, dopo 5 pagine, cioè, tre per tutti la finestra, dico no, bisogna che diamo un tempo al libro di parlarci, come con le persone, ci dobbiamo stare un po' per giudicare. Uno mi ha detto, ah, Astrid Lindgren, credo poi una grande autrice. Allora io dico sempre, sì, quando siamo dei bravi lettori, allora dopo 20 pagine li possiamo anche lasciare. Però credo che tu abbia ragione. E poi ci sono tantissime storie da conoscere, quindi abbiamo diritto di aprire e chiudere i libri quando vogliamo. Elena lo dice sempre, i libri non piangono, non ti chiedono da mangiare, non disturbano, e quindi li possiamo lasciare, non sono come i nostri figli. Esatto. Sentite, allora, questo romanzo che parla di questa ragazza, che pensa come questa qui, parla tanto come questa ragazza qui, ok? Ha questa storia che dicevamo prima, cioè incontra questo ragazzo, Tommaso, che rimane incastrato dentro un maglione in un centro commerciale. A lei questa cosa sembra molto buffa. Quando esce questo viso bellissimo di questo ragazzo, ne rimane folgorata. Si incontrano, come abbiamo detto, su MSN, iniziano, ma ahimè, Tommaso si trova in una situazione non del tutto libera. Questa storia non è ciò che si suol dire un amore così lineare. Poi non c'è solo Tommaso, ci sono altri uomini, ci sono le amiche. Ci sono le bevute, ci sono i genitori, ci sono le uscite di casa la sera quando si era già nel letto per incontrare una persona, ci sono tutte queste cose, ci sono anche i sentimenti, ma ce ne sono tanti, ci sono quelli che ci fanno pensare solo a quello e ci sono anche quelli brutti, cioè quelli brutti, definirli brutti non lo so, ci sono anche quelli che fanno male. Allora io per capire insomma insieme un po' la cifra stilistica, no, della nostra autrice che è qui, e per capire che cosa significa che l'amore ha tante facce, credo che tutti lo pensiamo,
vorrei chiedere a Elena di leggerci un brano, se siete d'accordo, se vi va, ok? E non solo per questo, non solo per capire di cosa parliamo, ma proprio per capire la scrittura di Greta. E questa pagina, come tante altre, a dire il vero, personalmente mi consegna un pochettino il cuore di questo romanzo. E dopo che l'abbiamo letta, vi dico anche un'altra cosa che mi ha detto prima Greta al bar, ok? Ok, poco prima. Ok. Mi chiedo scusa perché ho la voce un po' bassa, farò del mio meglio. Io so che tornerai da lei. E lei ti riprenderà pensando che tu sia tutto quello che mancava nella sua vita. E lo sarà per qualche giorno, anche per te. Sarà come acqua frizzante e sgasata dopo una corsa. Poi ogni volta comincerai a notare quello che le manca. E inizierai a cercare quello che solo io ho. Non lo troverai, neanche in un dettaglio. Sentirai un fastidio dentro. I tuoi piedi cominceranno ad avere la smania, come se qualcuno di notte ti sostituisse il sangue con l'acqua frizzante. E dai piedi, ogni volta, quest'ultima conquisterà il resto del corpo, fino ad arrivare dove già ero, nel tuo cuore. Il pizzicore diventerà una stretta ai polmoni, farai fatica a respirare bene, come quando io ero vicino a te. Non sarai capace nemmeno di pensare bene. Sarò come un singhiozzo, senza nessuno in grado di trovare la formula per fartelo passare. Piano piano penserai a me, sempre nei momenti meno opportuni, fino ad arrivare al giorno in cui, facendo l'amore con lei, penserai a me. E o non riuscirai a finire, o riuscirai, ma solo pensando a me. L'amore diventerà sesso con lei. Non penserai dopo a me, come è successo tante altre volte, ma durante. Spero tutto si sgretoli velocemente, fino a spegnerti dentro, fino a sentirti come mi sento io adesso. E stammi bene a sentire, perché quel giorno mi sentirai dentro di te in un modo in cui nessuna mai ti sentirà. Ma io sono certa che di te, dentro di me, non ci sarà nessuna traccia. Ti renderai conto di avermi persa per un attimo di paura, quando io non ti avrei mai lasciato andare. Ti ho odiato, perché dal principio mi hai preso per mano e poco dopo salutato con l'altra. Ti ho odiato quando ci siamo visti, sentendo quello che avresti preso dentro di me per non ridarmelo più. Ti ho odiato la prima volta che sei andato via, senza sapere che ti avrei odiato altre volte. Ti ho odiato quando sei venuto sotto casa mia e tutte le volte che invece sei restato nella tua. Ti ho odiato quando c'eri, sapendo quando quanto ti avrei odiato quando non ci saresti stato. Ti ho odiato quando mi hai chiesto di vederci di notte e anche quando mi hai detto che non riuscivi a venire da me. Ti ho odiato ogni volta che hai messo in pausa noi e ogni volta che hai schiacciato play. Ti ho odiato ogni volta che cercavo i tuoi dettagli nelle orme di un altro e poi finivo a pensare a te. Ti odiavo quando mi abbracciavi e ti odio ora che non sei qui a farlo. Allora, io ho scelto questo brano sinceramente per quello che vi dicevo prima, cioè mi dà un po' la cifra di tante cose, sia della scrittura che del romanzo, perché questi sentimenti, dopo aver letto tutto, queste pagine, dopo essere arrivata alla fine, sono tornata lì perché mi ha un po' riassunto un po' tutto e mi erano rimaste molto attaccate. E credo che questa ripetizione del ti odiato regga talmente bene agli occhi del lettore che ti arriva davvero con un pugno nello stomaco e vuol dire che funziona. Io l'ho amata molto e ti ringrazio. E volevo sapere da te che cosa ha significato per te. Ciò che mi ha detto prima di andare per l'aperitivo è stata: ma è vero che quella parte non la leggo io? Perché è una delle parti che amo di più e allora non me la sento. Quindi quando mi ha detto questa cosa sono stata felice, perché mi sono resa conto che come lettrici abbiamo capito che quella era una parte molto sentita. E poi anche solo mezza frase di queste due pagine avremmo potuto dirla a qualcuno forse. E non l'abbiamo magari mai detta, adesso che abbiamo letta io non ho potuto dirla, ok, ma chissà se poi quella Greta lì l'ha letta, non lo diciamo perché qualcuno magari non l'ha letto, quindi non svegliamo tanto che parole sono,
le parole che ha detto, sono parole che ha scritto, sono parole che ha pensato, non importa. Cioè lì ci sono i sentimenti di aceto zuccherato. Che cosa vuol dire per te scrivere questa parte? Allora, io leggo varie volte durante l'anno il mio libro, non perché non me lo ricordo, non me lo so memoria, però mi piace rileggerlo perché è come se ripercorressi tutto il percorso da quando io ho cominciato a scriverlo a quando l'ho finito. La Greta che era all'inizio e la Greta che era alla fine. Quindi, e quasi tutti i capitoli quando li finisco, diciamo che ho, non dico il sorriso, ma tutte le volte mi chiedo come ho fatto a scrivere questa cosa, perché delle volte anche non so neanche io come ho fatto a tradurre quello che provavo in quelle parole. Quello è l'unico capitolo in cui rimango, cioè, non ho niente da dire. Io sospiro e basta, perché mi ricordo benissimo quando l'ho scritto e perché l'ho scritto, il quando precisamente, perché era circa le 4 di notte. E mi trovavo nel mio letto un po' incagnato, perché il letto che avevo su era molto piccolino, mamma. Quindi avevo sopra tra l'altro questo armadio, era tipo a castello, no? Quindi ero un po' incagnato. E avevo questo armadio. Era il letto della bambina? Ma neanche tanto, no? Però era il letto che era da un po', quindi era un po' incastrato, ero proprio arrabbiatissima e la mia rabbia non ci stava dentro quel letto. E quindi sono arrivata a casa e ho cominciato a scrivere proprio in getto, perché in realtà era molto chiaro il messaggio, cioè penso di non aver cambiato neanche una virgola da quel capitolo. E però so che quando ho messo l'ultima parola sono riuscita ad addormentarmi, perché mi trovavo in una situazione in cui, diciamo, che c'era tantissimo amore e tantissima rabbia e si sono scontrati. E quindi ti trovi a metà e non sai quale seguire dei due, anche se in realtà uno dovrebbe quasi sempre seguire la rabbia nella maggior parte dei casi, ma lì diciamo che la rabbia non era abbastanza per nascondere tutto quello che provavo. Però so che mi ha fatto dormire, quindi è servito a qualcosa. E devo dire che è stato quasi facile scriverlo rispetto a quello che provavo quella sera. Quindi sono felice che ti abbia colpito, perché è uno dei miei preferiti. Quindi ci ho messo tanto di me in quel capitolo. Siete d'accordo? Sì. Devi dire solo di sì in questo momento, però in ogni caso, no scherzo, possiamo intervenire davvero, se ci sono delle domande fatele, perché questo è il momento che Greta si consegna in un certo senso ai suoi lettori, sicuramente quelli presenti, quindi potete intervenire quando volete, perché nel frattempo io vado avanti, 100-150 domande da fare, non scherzo. E, senti Greta, mi raccomando, interrompeteci, ok? Ci tengo. E, balzo di qua e di là, perché visto che parliamo di amore, di rabbia, di questi sentimenti discordanti che ahimè vanno sempre a braccetto, insomma, e non riusciamo mai, forse quasi mai, no? Soprattutto quando siamo anche giovani, a metterli in ordine. Ho letto più o meno, insomma, nel momento in cui abbiamo deciso di fare la tua presentazione, una recensione ad aceto zuccherato online di una brava blogger che legge tanti romanzi e anche tanti romanzi, e definisce Aceto zuccherato come il romanzo di un amore tossico, e a me non è piaciuto. Faccio outing, no? Dico, è una cosa vera. Cioè, secondo me tutti gli amori un po' così sono tossici, perché c'è, dove c'è un problema comunque l'amore per forza deve essere tossico. Allora, sono molto d'accordo, grazie, è proprio quello che volevo arrivare a dire. Io invece mi sono detta, ma perché no? Sì, ci sono tanti libri, per fortuna, che parlano anche dell'amore tossico, perché ci fanno riflettere sull'amore tossico, alcuni male, ci fanno riflettere male, perché a volte leggiamo romanzi di amore tossici e ci piacciono talmente tanto che continuiamo a leggerli, quindi c'è qualcosa che stride. E poi ci sono invece libri importanti che ci parlano dell'amore tossico come un amore che appunto è tossico, e quindi dovremmo cercare di prenderne le distanze. Secondo te, perché Aceto zuccherato è stato anche, non solo, giustamente, se dovessi fare una recensione scritta io non parlerei di un amore tossico come tante altre blogger non hanno fatto. Perché secondo te è visto anche così? E se per te è corretto invece dire che è un amore molto onesto, che forse può appartenere a tanti, forse in parti, in momenti specifici della nostra vita, che forse sono quelli più giovanili, ed è forse per questo che ci riconosciamo tutti, no, in quello che scrive Greta, anche se forse qualcosa di tossico poi c'è.
Dov'è? Allora, diciamo che tossico per definizione è qualcosa di rischioso, pericoloso, nocivo. Quindi non mi sento di definirlo così, anche perché nel mio libro mi sembrerebbe veramente brutto descriverlo tossico. Diciamo che preferirei parlare di amore sbagliato, nel senso che una, secondo me una piccola parte di rischio all'inizio di ogni storia d'amore ci deve essere, proprio per creare quel brusio interno che fare quello scatto per provare qualcosa in più. Quindi io in questo caso parlerei di amore sbagliato, perché quando non ti fa star bene o diventa un'altalena di tutto o niente, non si può non chiamarlo sbagliato, ma è comunque amore. E quindi a qualcosa comunque porta per te stessa. Bisogna saper dare le distanze, quando non è il momento, quando capisci che non porta a niente, ma prima non mi sento di dire è solo sbagliato ma è amore. E poi nel mio caso ho portato a scrivere un libro, comunque a iniziarlo, quindi tutto tossico non può essere, dai. Una piccola parte di buono ci deve essere. Senti Greta, ma quindi secondo te le storie d'amore finiscono veramente del tutto? Domanda trabocchetto, non gliel'avevo detta questa. Io ne parlo anche nel libro. Sì, io penso che, infatti in generale, se uno ha provato un amore grande e profondo, rimarrà sempre, nel senso che proverai sempre qualcosa per quella persona. L'importante è che rimanga nel sottofondo, nel senso che non vada a interferire con la tua vita di tutti i giorni, perché comunque quando si vuole bene non puoi smettere di voler bene, e se erano sentimenti veri, secondo me rimangono. L'importante è che non rovinino quello che tu hai nel presente, perché altrimenti non è più qualcosa di passato ma diventa presente a tutti gli effetti. Io intanto faccio una pausa per sentirci qualche voce che vuole intervenire, ma... Vorrei provare a fare una domanda. Molto volentieri. Lo autorizziamo? Sì, 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 autorizzato. So anche qual è la sua macchina, quindi va bene. Fantastico. No, chiedevo se è mai venuta, perché è molto dalla parte femminile il romanzo, ma se ti è mai venuta la tentazione di inserire la parte maschile, cioè ciò che pensava e stava vivendo Tommaso. Se sì o no, spiegare perché. Guarda, questa tentazione di inserire... È bellissima. Devo dire la verità, ci ho pensato varie volte. Il problema è che non lo capivo neanche io, quindi era difficile parlare dal suo lato. Negli anni devo dire che l'ho capita, e forse avrei potuto anche fare una parte parlando dal suo lato, ma secondo me, cioè, soprattutto nelle storie d'amore, alla fine, ok, tu stai con una persona e sei in coppia, ma la sera sei a casa da solo e tutte queste risposte non ce le hai. Quindi ho pensato che sarebbe stato forse, da una parte, difficile perché non sapevo bene come tradurlo, e dall'altra avrei dato troppe risposte al lettore. E il mio libro in realtà è stato un dialogo col lettore, perché anch'io non capivo bene come stavo, quindi avevo quasi bisogno di un aiuto dal pubblico, e forse dare anche la parte maschile e quello che pensava avrebbe semplificato un po' il primo. Quindi per questo motivo non l'ho mai fatto. Soddisfatto della risposta. Però sembra che esca vivo di Tommaso. Sembra che esca, ok, Tommaso. Ma in realtà il vero Tommaso magari l'ha letto e adesso mi dirà. Sì, sì. Magari sta scrivendo qualcun altro, chi lo sa, in risposta. Chi lo sa, chi lo sa, se certo. Se ci sono domande, no, prego, prego. Posso aggiungere che secondo me comunque il profilo di Tommaso, con le risposte di Tommaso che dava a lei, comunque salta fuori quello che poteva pensare o provare Tommaso, da quello che io ho appreso dal suo libro. Ecco, questo punto di vista è molto interessante, perché se un uomo che legge un romanzo capisce che effettivamente un uomo avrebbe potuto rispondere così, si sarebbe potuto comportare in quel modo, allora significa che ci siamo, cioè che è stata quell'onestà di cui parlavamo prima, no? Quindi non ho parlato da donna solo per le donne, solo per la mia
dalla mia parte, ma effettivamente ho chiamato in campo anche una personalità maschile e gli uomini si possono riconoscere, perché c'è un po' sempre questa cosa, no? Aceto zuccherato, che titolo, è un romanzo da donne, perché? Cioè, se c'è un amore ci sarà anche qualcun altro, in questo caso sono maschio e femmina, quindi voglio dire, ci siamo riconoscibili tutti, no? Ci sono ambo le parti, c'è un po' da smantellare questo così modo di pensare, e se un lettore uomo si è riconosciuto o no, o comunque ha potuto riconoscere il maschio della situazione, vuol dire che ha funzionato, quindi quella cosa l'hai un po' già fatta, diciamo, giusto? Però posso aggiungere, certo, diciamo che quello che scrive di Tommaso non sia la garanzia che sia completamente onesto, come invece è onesto la parte, diciamo, che ha scritto lei, perché è comunque una cosa che tu ricevi e pensi che sia in un modo, ma non è detto che sia completamente così, cioè non ti dà garanzie che sia veramente quello che... E da lucidamente. Ma no, è lucidissimo. No, però lui poteva dire, diciamo, delle cose, insomma, camuffate. E tu ricevi un film diverso, diciamo, di quello che sembrava trovare a lui. Sì, proprio vero. Poi c'è sempre l'esperienza del lettore, no? Che sì, credo, vero, Greta, che secondo me, perché i libri sono immortali, a mio parere, le storie, perché una volta che li hanno finiti loro, li continuiamo noi lettori. I lettori continuano, no, questa vita che avete iniziato voi, e quindi dopo c'è tutta questa parte qua. Sarà vero o non sarà vero, io avrei detto così, non ho detto così, ma chissà poi dopo com'è andata, perché alla fine ti fa un po' pensare che chissà che cosa succederà dopo, ci sarà un dopo, pure ho capito bene, aspetta che io mi sarei comportato così, insomma c'è tutto il vissuto del lettore, quindi quando un lettore ci si ritrova anche solo per un attimo, come abbiamo già detto tante volte, vuol dire che vai, ci siamo, insomma è un libro, una storia viva. E se ci sono domande, continuiamo. Grazie, potete fare anche semplicemente delle considerazioni, perché credo che siamo proprio qua anche per questo. E sto guardando il mio foglio perché ci sono tante cose che voglio chiedere, ma le devo selezionare. Una è questa. Io e Greta ci siamo parlate poche volte, ma leggendo il suo romanzo e parlando con lei, ho capito che la sua è una vita ricca. Soprattutto una vita ricca di persone, e di affetto, di chiacchiere, di serate, e anche di allegria. E perché poi c'è da dire che nel suo romanzo, non c'è solo Tommaso, c'è Riccardo, lo nominiamo, povero, nominiamolo, ok? Lo nominiamo. C'è anche qualcuno che fa una mediamente bella figura, voglio dire, a volte ci sono dei romanzi in cui gli uomini fanno solo delle figure pessime, invece insomma c'è anche qualcuno che fa la sua porca figura, con un certo senso. Ci sono tante amiche, c'è la famiglia, poi all'inizio è bella la descrizione che Greta fa della mamma, io non lo so, io guardo qua, ma non che so. Che è vera! Che a me è piaciuta moltissimo, tra l'altro, e quindi anche lì c'è una bella scrittura, densa di metafore, è veramente molto, molto bella, vi consiglio di ritrovarla di nuovo, di rileggerla. E allora la mia domanda era proprio questa. Tu ci hai detto, sì, è nato questo romanzo nei cuscini, tra cuscini di questo divano, ma cioè, che cos'è che concorre all'emergere di una storia? Quanto la tua comunità, intesa come persone che stanno intorno a te, hanno concorso, no, alla nascita di questo romanzo? Quanto sono importanti gli altri nelle storie d'amore e nella tua storia personale? Devo dire la verità, quando ho iniziato a scriverlo, non l'ho detto a nessuno, ma proprio perché era una cosa più mia. E dopo negli anni, piano piano, a qualcuno, mia sorella, mi ha fatto leggere, quindi diciamo che piano piano dopo ti apri. Quello che penso io è che il libro in sé, senza quello che sono state le amiche, le serate, tutto quello che c'era intorno, in realtà il Tommaso chi se ne frega. Cioè, a un certo punto, se tu hai intorno una famiglia che ti vuole bene, delle amiche speciali, tutto si riesce a risolvere prima o poi. E sono contenta che questo sia saltato fuori dal libro, perché uno può trovare anche la persona peggiore sulla faccia della terra, o comunque trovare una storia che non è quello che ti aspettavi, quindi non ti fa stare come vorresti, ma se intorno ti circondi di persone che ti possono far scordare anche solo per un minuto di come stai quella sera, è tutto a posto.
Ma ci sono qua le amiche delle serate, delle discoteche, delle bevute sulle mani? No! Grandi! Vi abbiamo sentito molto leggendo questo mio romanzo. Ci siamo molto! Mi ha fatto molto piacere, davvero, vedere che in realtà capire che la scrittura sì è un atto intimo, perché lo è tantissimo, se non c'è l'intimità, come dicevi tu prima, le parole ci aiutano, ci impongono, ci richiedono di stare da soli, fermi, cosa che adesso non facciamo, perché adesso facciamo sempre questa cosa qua, ok? Siamo malati di scroll, no? Noi facciamo sempre questa cosa qui. In realtà i libri, le storie, i romanzi, le parole ci impongono di stare, basta. Fermi e attenti, e in questo stare però c'è tanto movimento in aceto zuccherato. Ora io credo che sarebbe un po' scontato chiederti di spiegarci il titolo, perché in realtà questo utilizzo di queste parole c'è tanto nel romanzo, quindi ancora chi non l'ha letto dovrà andarlo a scoprire da solo. E però aceto zuccherato credo che sia proprio anche la risposta all'utilizzo della parola, no? Da parte di Greta, perché la metafora è sempre presente, ci sono paragoni continui, ci sono immagini che vengono così addebitate alle persone, l'acqua frizzante, l'aceto, il miele, scusami, lo zucchero, il miele l'ho messo io, sarà anche questa cosa di aceto zuccherato, mi sa tanto di agrodolce, quindi questo agrodolce credo che sia un po' quello che noi sentiamo, no? Proviamo in questa storia che è un po' agrodolce. Senti Greta, ma progetti il futuro, come lo vedi? Il futuro della scrittura dei romanzi, non vogliamo chiederti il tuo futuro. No, quello non lo so neanche io, perché è stato decisamente però, insomma, difficile sotto ogni come punto vedi la vista. Scrittura nel tuo futuro? Allora, al momento quasi finito il secondo e mi mancano... Manca poco, solo che non scrivo mai per arrivare alla fine, quindi io scrivo solo quando mi va di scrivere o quando qualcosa mi colpisce per scriverlo, quindi non voglio forzarlo perché secondo me il punto di forza, il primo, è che è fluido ed è naturale, cioè non è forzato per arrivare a una fine o per arrivare proprio a quel momento, quindi vorrei fare la stessa cosa per il secondo. E quindi mi manca pochissimo, ma poi riproverò a pubblicarlo. Ed è il continuo, quindi devo dirlo. Devo essere sincera. Certo. Una domanda. Prego. Attenzione, qua. Queste sono le amiche del gruppo. Queste sono le amiche del gruppo. Per capire anche domande. Passiamo a quella successiva. Allora, se vuoi la puoi far fuori, che tanto ormai è fuori in andata. Come? La mia macchina, se vuole, può fare quello che vuole. Ok. È cambiato qualcosa nella tua scrittura dal primo al secondo, anche come ti senti tu? E se comunque quando sei partita col primo eri partita con l'intenzione di fare un libro, solamente di mettere giù le tue parole, mentre adesso comunque sei partita con l'intenzione di fare un secondo libro. Sì. Quindi secondo te la tua scrittura è cambiata tra il primo e il secondo? O allora, il primo capitolo, quando ho iniziato a scriverlo, diciamo che era come un ritornello che io sentivo sempre nella mia testa. Cioè, io sapevo che dovevo scriverlo, ma non sapevo perché. E la sera in cui ho cominciato a scriverlo ho capito il perché e quindi sono partita. Diciamo che è stata un po' un'onda, tu l'hai definita onda comunque, quasi tsunami. Quindi ho scritto tutto quello che avevo dentro senza dargli una regola. Quindi diciamo che è stato più difficile poi la parte di editing e rimetterlo... Cioè che fosse capibile per gli altri, perché ti piace quello che hai scritto e invece deve essere comunque... Era un po' un flusso di pensiero. E il secondo vuol dire che ora che so quello che poi ti possono chiedere una seconda parte, quindi tutta la parte di lavorazione, modifiche, tutto che c'è dopo la scrittura del libro, diciamo che adesso se vedo una ripetizione o altro lo scrivo già togliendo del lavoro per dopo, quindi effettivamente... È sempre una parte fatta di cuore, ma adesso lo faccio più controllato. Sì. Quindi ci dobbiamo aspettare una Greta meno autentica? O? No, quella c'è sempre, è stata fuori da tutti i pori, non riesco a farci niente, quindi alla fine è stata fuori, quindi quello no. Ok. Sarà sicuramente più matura. Ah, sì. È proprio vero. Per me ci sono cose che comunque non cambieranno mai nella Greta. Io la conosco da una vita e... Penso che negli anni
mantenga sempre il bello che ha e lo manterrà per sempre. Confermando che anche secondo me non cambierà e giustamente deve rimanere. Cioè, sei senza speranza, no, sto scherzando. No, no, da una parte è un bene, dall'altra può essere comunque una, lo stesso, una cosa positiva. Solo perché sei uguale a me, quindi non sì, è che vale. Sì, lo stesso carattere. Okay. No, siamo, io quello che ho notato della, sul primo libro è appunto questo inizio, perché poi se non ricordo male c'è un arco di anni, no? dalla raccolta dei primi pensieri fino... Quindi l'inizio si nota una Greta giovane, una ragazzina che mette giù, che scherza molto, sembra quasi un po' come stasera lei, che all'inizio è tutta un po' impacciata, la è, poi piano piano si rilassa e prende possesso di sé. Ed è secondo me è stato più o meno così, anche il libro è partito un po' in questo modo, dove ha smorzato anche i sentimenti, oppure ha affrontato i sentimenti con mettendo la battuta in più, la cosa. Poi piano piano invece è cominciata a diventare più matura proprio, più incisiva nello spiegare cosa stava succedendo. Ecco, questo è quello che io avevo notato in quello che ha scritto. Credo come mamma. Cioè, quando l'ho letto non riuscivo a capacitarmi, cioè, non riuscivo a capire come lei avesse fatto nella sua stanzetta a buttare giù tutte queste cose. Alcune cose le sapevo, le avevo percepite, perché questa persona, insomma, c'era nell'aria, no? Però, sì, è vero, l'inizio è un pochino più come un diario, come uno sfogo, come un buttare lì tutte le cose per poi rileggerle e riordinarle, ma ha mantenuto comunque la stessa vivacità, la stessa freschezza. Cioè, chi l'ha letto, ad esempio le mie amiche, noi siamo... già delle fans più grandi quando ho detto ho risentito, ho rivissuto quelle farfalle nello stomaco che hai quando vedi così primo ragazzino, quando lui non ti neanche nota, quando ti ha in nota ma te non piace, cioè, ma si sente questa allegria, insomma. È tutto molto, cioè vero, puro, cioè, non ci sono tanti, sovrastrutture, e l'ha mantenuto fino alla fine, perciò avendolo ripreso in mano, prima non aveva avuto la patente, poi l'ha ripreso in mano, la patente, abbia mantenuto comunque la sua personalità, la sua impronta. Me la conferma. Ma nella curva c'è una domanda. Allora, adesso io ve la lascio, che così voi ve la abbracciate. Le foto, poi sono sicura che Greta firmerà le copie se qualcuno non ha ancora una copia autografata. Si può fermare a farlo. Oh, che la viro bellissima. Ah, bellissima, chi lo sfoggerà in occasione sobria. Grazie. Ok. No, anche no, solo un diamante. Ah sì, per chi la conosce anche sobria. Sì, sì. Stavamo qualcosa di meglio. Esatto, così fare meglio. E che sai che mi è venuto in mente 5 minuti prima di uscire di casa. No. Io pensa a te, io avrei preso una pizza 5 minuti prima. Ok. Ho scelto del potere. Esatto. Allora, ti sei rilassata? Sì. Io vedo anche che i fiori si sono moltiplicati con le terre. Ok, benissimo. Sono molto fortunata. Esatto, molto, davvero. Ti confermo, sei molto fortunata, questa cosa è molto bella. Quindi andiamo verso la fine, e non perché non ci siano tante cose da raccontare, anche perché l'ultima parte mi ha fatto venire in mente che
la prossima volta, perché adesso qui ti facciamo l'invito ufficiale alla presentazione del tuo prossimo libro, mi raccomando, Mondadori Caldi, primo posto nel tuo cuore, spero, per presentare, e noi ce l'auguriamo, sei sempre benvenuta con tutti i tuoi progetti futuri, quindi noi siamo sempre dalla tua parte. E, mi ha fatto anche pensare che Greta ha fatto un percorso importante con un editore un po' particolare, perché pubblicare in crowdfunding, con un editore che fa crowdfunding, è una scelta specifica. Non lo possiamo approfondire questa sera, il mondo dell'editoria in Italia, perché ci lavora, ho capito che c'è qualcuno in prima fila, no? E, definire una giungla forse è cattivo, però effettivamente è molto complicato. L'editoria tradizionale, di cui tutti forse qualche cosa sappiamo, anche se una piccola parte, ma adesso ci sono tante nuove esperienze, tante possibilità. E Greta ne ha colta una non facile, ma di un editore comunque crede nelle storie e investe comunque nelle storie. Quindi ha fatto, secondo me, una scelta abbastanza all'avanguardia, ma anche coraggiosa, e quindi bene così, in bocca al lupo. Se sarà lui, se sarà questo l'editore, che non è detto, anche per il futuro. Quindi magari col secondo romanzo approfondiremo anche questo aspetto, che certe volte fa venire un po' la rabbia, no? Gli scrittori, eccetera, però insomma non è un mondo facile, ma come vedete quando c'è la caparbietà e il desiderio ci si arriva e ci si arriva bene. Quindi io vi ringrazio tantissimo, perché eravate, siete tantissimi, vi ringrazio da parte di Elena, Marco e Chiara, che sono stati del professore. E, perché questi eventi sono per voi, come dicevo all'inizio. Colgo l'occasione per invitarvi, se qualcuno vorrà, mercoledì prossimo, sempre alle 18.30, ci sarà l'ultimo appuntamento della nostra rassegna mercoledì in libreria con Simonetta Calanca, che ha scritto un bellissimo romanzo di narrativa che si chiama Tutta una discesa, che è edito sempre Book a Book, lo stesso editore con cui ha pubblicato Greta. Quindi siete assolutamente invitati anche a conoscere Simonetta. E il nostro grazie più grande, nostro e vostro, va certamente a Greta Scari, a cui facciamo un grandissimo bocca al lupo.